Disclaimer qui è d'obbligo, non ti sto assolutamente consigliando di andare a investire, ma è semplicemente una comparazione dei broker. Mi raccomando. Ciao, io sono Pasquale, bentornato sul mio canale. Io risparmio. E tu? Boh. Oggi lavoretto abbastanza impegnativo. Volevo farti una panoramica di tutti i vari broker online che io ho utilizzato in maniera personale, per cui personalmente, sia in reale che in demo, e darti le mie opinioni personali su quale sia la migliore scelta per te. Infatti non ci sarà un broker che sia il migliore per tutti, ma alla fine ti darò anche un mio parere personale, un resoconto personale su ogni broker che andrò ad analizzare, evidenziandone i pregi e i difetti e dicendoti, a mio parere, a che tipologia di investitore ogni broker che andrò ad analizzare sia indicato. Come detto in precedenza, andrò solo ed esclusivamente ad analizzare quei broker che ho analizzato e utilizzato personalmente, per cui per esperienza personale. Per cui è ovvio che se non trovi un particolare prodotto qui sotto nella descrizione o in questo video, è sottointeso che io non lo abbia mai utilizzato e conseguentemente ci potrebbero essere sicuramente altri prodotti sul mercato di cui io non sia a conoscenza, oppure per i quali io sia consapevole della loro esistenza, ma che non avendo mai utilizzato, non possono essere oggetto di questo video perché andrei a dirti semplicemente baggianate. A proposito, che ne hai pensato della mia imitazione di Jimmy? Quella "Hi, I'm Jimmy" in this video? No, perché volevo farne un altro paio su altri YouTuber, sia italiani che stranieri, e, giusto perché se non si fosse capito da quel video e da tutti i video che ho pubblicato finora sono un imperfetto idiota, ma volevo dartene ulteriore conferma. Per favore fammelo sapere nei commenti qui sotto e magari dimmi chi ti piacerebbe che io imitassi. Bene, partiamo con questa comparazione. Prima di iniziare ti ricordo che è un ottimo antistress. Lo dimostrano risultati scientifici, la pratica di iscriverti a questo canale e di cliccare la campanella delle notifiche e anche lasciare un bel pollice in su, quindi un mi piace. Se poi vuoi sentirti anche meglio, ricerche ancora più accurate dicono che puoi anche sostenermi su Patreon. Funziona, io l'ho provato personalmente. Comunque, partiamo dai broker che ho analizzato in passato, e sono due broker che ho analizzato in passato in questa lista, ma ci sono anche altri broker che non hai mai visto. Nell'analisi andiamo a vedere le seguenti cose: l'interfaccia che offre il broker, la tipologia di prodotti che si possono andare a tradare, che quindi il broker offre, i costi che sono necessari per fare trading, anche quelli nascosti, la formazione che è presente sul sito di ogni broker, la loro semplicità di utilizzo, per cui come si utilizza l'interfaccia e gli strumenti di analisi che sono presenti all'interno del broker, per cui i grafici oppure altre tipologie di strumenti che la piattaforma mette a disposizione. Come si presenta a chi la utilizza? Se esiste anche una piattaforma mobile, se il broker offre anche una piattaforma che può essere utilizzata da telefono, e come reagisce il loro customer service e per cui la velocità di risposta alle varie queries, la sicurezza del broker di per sé, poi anche se è presente un account demo per poter fare del paper trading. Per cui andiamo a partire con questa analisi. Ovviamente ti lascio sempre allo schermo lo spreadsheet, il file Excel, e io mi riduco ad icona piccola piccola piccola. Su questo file Excel che ho preparato c'è una sintesi in termini di voti, su quello di cui poi andrò a discutere in questo video. Tutto sotto forma di voti, mentre io appunto ti spiego perché penso che questi voti siano giusti in questo modo oppure no. Poi, ovviamente, se non sei d'accordo, o se sei d'accordo con me, puoi lasciarmi una tua opinione qui sotto nei commenti. Appunto su questi voti che andrò a lasciare. I broker presi in considerazione, come ben sai, due li ho già trattati in video precedenti, che magari ti andrò a lasciare qui intorno, sono eToro e DEGIRO, e poi aggiungo Plus 500, Saxo Bank e Interactive Brokers, però con la sua TWS, Trading Workstation. Partiamo prima di tutto dall'interfaccia. Qui praticamente quello che andiamo ad analizzare è il fatto che il modo di vedere le informazioni a video sia più o meno semplice da interpretare e quindi da comprendere. E da questo punto di vista sicuramente io do un voto maggiore a eToro e Saxo Bank, che secondo me sono le interfacce più semplici da andare a monitorare e da interpretare, proprio dal punto di vista appunto dell'interfaccia, perché questa interfaccia è secondo me molto intuitiva e molto semplice, mentre ovviamente Interactive Broker, anche con la sua TWS, è molto famosa per avere una interfaccia complessa e di difficile comprensione da capire e interpretare. E addirittura esistono dei veri corsi a pagamento, per
per utilizzarla, come ricorda il buon Riccardo quando io chiesi delucidazioni su Interactive Broker qualche tempo fa. Ciao Riccardo, Sono dei corsi da fare per poter imparare a utilizzare appieno appunto la piattaforma. Anche DEGIRO secondo me ha una buona interfaccia, molto chiara e molto semplice, diciamo molto semplice da interpretare e che trovo abbastanza intuitiva. Andiamo invece a vedere i prodotti. La tipologia di prodotti da poter andare a tradare, beh, sicuramente Interactive Broker ti permette di tradare forse anche mia mamma, è quello più completo. Infatti, qualsiasi cosa che ti possa venire in mente, stai tranquillo che Interactive Broker sicuramente ce l'ha. In battuta successiva metterei Saxo Bank, non tanto per gli ETF, perché effettivamente lì è un po' più scarso rispetto ad altri broker, ma comunque ha tantissimi prodotti e allo stesso livello, se non fosse altro perché tutti e due hanno qualcosa che l'altro non ha. Ad esempio, sia su Saxo che su eToro si possono fare trading su indici a mezzo di CFD, e anche così si può fare su Plus 500, mentre DEGIRO non ha nessuna possibilità di fare trading su indici, a meno che non si vadano a utilizzare ovviamente degli ETF specifici. Per quanto riguarda i prodotti, metto sia DEGIRO che Plus 500 un piano più in basso rispetto al resto, per un semplice motivo, che se anche DEGIRO è vero che ha un'ampia gamma di prodotti, alcuni prodotti in particolare, come per esempio gli indici, non esistono, i bond sono molto limitati, non ce ne sono tantissimi, o perlomeno non ci sono quelli che interessano particolarmente a me. Sono inoltre assenti i cambi criptovalute dollaro, per cui non si possono tradare, o anche criptovalute con altre valute, a meno che queste criptovalute non vengano utilizzate sotto forma di prodotti che sono invece tradabili sulla borsa svedese, ma che non hanno niente a che vedere sui famosi cambi. Inoltre, Plus 500 dà solo la possibilità di fare trading attraverso CFD, per cui Contract for Difference, che per chi non ha esperienza nel mondo degli investimenti e soprattutto su questi prodotti, è un qualcosa che può essere molto pericoloso, in quanto ci si può ritrovare a perdere tantissimi soldi in un batter d'occhio. Andiamo a parlare di costi invece. Per quanto riguarda i costi, sicuramente DEGIRO ed Interactive Broker sono quelli che offrono i costi assolutamente più bassi in assoluto. Credo che ne si possa dire assolutamente il contrario. Fare trading sulle azioni americane è particolarmente vantaggioso sia con DEGIRO che con Interactive Broker, perché DEGIRO, per quanto riguarda DEGIRO, il costo si aggira attorno ai 52 centesimi, più ovviamente quando si supera un certo valore aumenta, mentre con Interactive Broker stiamo sui 90 centesimi dollaro. E inoltre DEGIRO offre anche delle condizioni più vantaggiose e particolari sulla borsa di riferimento, per cui se sei italiano, sulla borsa italiana. Trovo invece particolarmente costoso Saxo Bank, soprattutto se non si ha un profilo alto, per cui per chi non abbia almeno un profilo con depositati almeno 100.000 dollari all'interno della piattaforma. Infatti, un qualunque ordine tu vada ad emettere in azione, ad esempio americane, ti può andare a costare con un conto base fino a 10 euro a operazione, che rispetto ai 50 centesimi circa di DEGIRO e ai 90 centesimi circa di Interactive Broker è più o meno una rapina senza mano armata, una differenza enorme. Per quanto riguarda invece i costi di Plus 500 e di eToro, si può dire che siano dei costi un po' nascosti. Perché? Perché non sono broker che vanno a commissioni, ma si paga invece lo spread, il costo reale del prodotto in cui si va a investire, è quello che invece è la commissione che il broker poi andrà a guadagnare. Per cui quello che Plus 500 e eToro vanno a utilizzare per emettere il loro guadagno. Allora, sinceramente quelle di eToro a volte, devo dire, sinceramente sono molto scandalose, soprattutto quando si fa trading in CFD. Per quelle di Plus 500 invece, essendo un broker che si occupa solo e esclusivamente di CFD, diciamo che i costi sono molto più onesti. La cosa diventa più conveniente invece con eToro quando il trading che si va a fare è direttamente sul sottostante reale e non sui CFD, per cui se vai a comprare le azioni vere e proprie si paga molto poco. Nessuna piattaforma ha un costo di prelievo, a parte purtroppo eToro che fino a qualche tempo fa aveva un costo di 25 euro per ogni prelievo, che poi molto probabilmente si sono resi conto che era un furto e hanno abbassato a 5 euro. In ogni caso lo trovo un po' di ridicolo, perché mangiarsi 5 euro di guadagno sui nostri investimenti solo per gli avori di avere i soldi che abbiamo guadagnato, a noi mi sembra molto vantaggioso, non dico onesto, ma vantaggioso per noi. Quando si va a parlare invece di formazione, intendo tutti quei prodotti, sia nei video o articoli su blog, che possono aiutare l'investitore o il neo investitore, se non sia una persona esperta, a piazzare i propri investimenti, a capire cosa sono e quindi a lavorare con criterio.
A questo punto di vista, sicuramente Saxo Bank ed Interactive Brokers offrono e hanno una vasta gamma di video e di articoli che aiutano particolarmente l'investitore, soprattutto quello inesperto, a capire cosa si sta facendo, come si sta investendo, quali sono le tematiche che si vanno a affrontare ogni volta che si va a fare i propri investimenti. La sezione di DeGiro invece la devo reputare molto ma molto semplice, è composta solo da alcuni video tutorial molto basilari che spiegano in prima istanza quali sono i prodotti che si possono tradare, per cui azioni, bond, ETF e così via. E poi un'altra serie di tutorial che si spiegano come utilizzare la piattaforma appunto per poter utilizzare e piazzare i propri ordini. Limite momentaneo di DeGiro su questi videocorsi è che al momento sono solo in lingua inglese, anche se è un inglese molto molto semplice da comprendere. Sia i Toro che Plus 500 hanno anch'essi alcune tipologie di articoli che tendono ad aiutare gli investitori a capire alcune tematiche, ma anch'essi sono abbastanza basilari e comunque non all'altezza delle più avanzate metodologie che utilizzano Interactive Broker e Saxo Bank. Se si parla di semplicità di utilizzo, beh, sicuramente eToro, a discapito di tutte le cose meno belle o brutte che ho detto fino ad ora, secondo me è quella più semplice da utilizzare. Come dicevo all'inizio, l'interfaccia è molto semplice da capire e da comprendere, e anche mettere un ordine è molto ma molto facile. Tra l'altro, se non l'hai visto, c'è un tutorial su eToro che è uscito a breve. Infatti è possibile decidere se mettere un ordine al limite, a mercato, e piazzare uno stop loss o piazzare anche un take profit nel momento stesso in cui si va a inserire il proprio ordine, sia esso a mercato che a mercato chiuso. Per cui si decide già quello che si vuole ottenere o quello che si vuole al massimo perdere dal proprio investimento, così come la tipologia di leva che si vuole andare ad applicare. Metto Plus 500 e Saxo Bank qui sullo stesso livello perché sono semplicemente uno step, ma solo un piccolo step leggermente più in basso di Toro, ma questo solo per una questione di interfaccia, perché una volta che si è entrato bene nel capire come funzionano e come è la funzionalità di queste piattaforme, anche queste due piattaforme diventano molto semplici da gestire. Tra l'altro anche un tutorial di Plus 500 e di Saxo Bank arriverà a breve. DeGiro invece è un secondo me un gradino ancora un po' più in basso, perché seppur sia vero, come le precedenti due, che è facile interagire dopo che si è capito bene come funziona la piattaforma, non tutto quello che io vorrei avere, che vorrei utilizzare all'interno di DeGiro è presente. Ad esempio, se hai capito dal tutorial che ho fatto da DeGiro in passato, non si può creare un ordine che contiene allo stesso tempo un take profit e uno stop loss. Per quanto riguarda Interactive Broker, invece, la difficoltà di utilizzo è particolarmente alta, anche se rispetto ad altre piattaforme è possibile fare tantissime altre operazioni in più e molto più complesse, e anche se la TWS, la Trading Workstation, è molto più semplice da utilizzare rispetto al solito Interactive Broker. Ma questo probabilmente è uno dei motivi per cui Interactive Broker è utilizzato prevalentemente, anche se non esclusivamente, da investitori istituzionali e non da un poveraccio calabrese come me. Per quanto riguarda gli strumenti di analisi, sia eToro che DeGiro che Plus 500 secondo me sono più o meno sullo stesso piano, perché offrono alcuni strumenti molto basilari, solitamente dei grafici, che possono essere cambiati e monitorati a un livello molto basilare, e al massimo si possono aggiungere ad esempio su DeGiro, ma anche su Plus 500, alcuni indicatori, ma comunque si tratta di informazioni che vanno poi andate ad approfondire su qualche altra piattaforma, come ad esempio mi viene in mente TradingView. Saxo Bank invece, assieme ad Interactive Broker, è molto più avanzata da questo punto di vista, perché offrono, oltre ad analisi molto più complesse, anche una serie di informazioni che possono essere ricevute via email, ad esempio su determinate operazioni, come ad esempio una cosa che molti investitori vanno a notare: tutto quello che accade negli inside trading, cioè quando qualcuno, che ad esempio un dirigente o un altro, diciamo, investitore dell'azienda, che è presente nell'azienda come dipendente, vende o acquista azioni in un numero abbastanza consistente e corposo. Per quanto riguarda le applicazioni mobili, sicuramente sono tutte ottime, nessuno escluso, per tutti i broker che sto andando ad analizzare in questo video. Un gradino più in basso forse è DeGiro, ma più per una questione di utilizzo, che rispecchia quello che c'è sulla piattaforma reale, che non di potenza. Quella di Saxo Bank è quella che amo di più, perché praticamente
qualsiasi cosa che tu puoi fare sul web trading, la puoi fare praticamente anche sull'interfaccia della piattaforma mobile. Poi subito dietro, ma solo di uno step, vado a mettere eToro e Plus 500. Quella di Interactive Broker, devo essere sincero, l'ho usata pochissimo, per cui non mi posso molto esprimere, ma la trovo a primo acchito molto interessante, anche se molto più basilare rispetto a quella web trading. Per quanto riguarda l'interfaccia con il customer service, DEGIRO lo trovo molto ma molto lento per quanto riguarda le richieste via email. Posso dire che le email chiedono molte volte un paio di giorni, se non tre, mentre per quanto riguarda l'aiuto telefonico è molto ma molto veloce. È una carenza di DEGIRO l'assenza di una chat in tempo reale nel quale si possa chiedere, ad esempio, assistenza 24 ore su 24 o comunque in tempo reale, cosa che sia Plus 500 che Interactive Broker hanno. Per quanto riguarda invece eToro, il customer service è abbastanza veloce, però in alcuni casi, soprattutto appena si apre il conto, lo trovo abbastanza pushy, nel senso che anche se vuoi iniziare in demo e fare pratica, cercano prima di tutto di farti mettere dei soldi reali sul conto, anche se lo hai appena aperto. E questo mi sembra un pochino, cioè non mi piace tanto come cosa. Quando si parla invece di sicurezza, non mi riferisco solo e esclusivamente al fatto che il broker sia un'entità sicura e controllata, ma anche tutte quelle features, perché voglio usare parole in inglese oggi, che possono offrire per aiutarci a evitare che il nostro conto possa, per esempio, essere hackerato. Ed infatti tutti quanti i brokers, ad eccezione purtroppo di Saxo Bank, offrono un accesso con doppia autentificazione, per cui la cosiddetta two-factor security. Per quanto riguarda la solidità, sicuramente Interactive Broker è quella più grande, è enorme, nonché è anche quotata in borsa, ma tutti i broker che vogliono essere presenti nella comunità europea, in Europa, comunque devono avere delle certificati, delle certificazioni, per cui da questo punto di vista non mi andrei tanto a preoccupare su chi considerare più o meno sicuro dell'altra. Anche se ovviamente, come ben sai, di sicuro c'è solo la morte e le tasse, e sulla morte sinceramente avrei qualche dubbio, perché una volta morto non sai che succede. Ultimo punto, il fatto che un'interfaccia possa avere un account demo, e questo purtroppo DEGIRO ha una carenza in questo. Per quanto riguarda gli account demo, eToro offre 100.000 dollari, così come Saxo Bank, Plus 500 offre 40.000 euro. E credo che anche Interactive Broker offra qualcosina che credo sia sul milione, sì, 1 milione di dollari. Per cui una buona occasione per fare pratica con i propri investimenti senza andare a rischiare i propri soldi, il proprio capitale. Per cui, una conclusione, se dovessi consigliare ognuno di questi broker, singoli broker, a una persona diversa, sicuramente andrei a dire queste cose. Interactive Broker, partiamo da lui, è particolarmente indicato a quelle persone molto esperte, secondo me, che fanno molte operazioni, magari soprattutto di trading, che possono essere magari di breve o di medio termine, anche se ovviamente si può utilizzare per operazioni di lungo termine, o che facciano operazioni molto complesse, tipo opzioni, warrants o certificati o altre cose del genere. eToro è un broker sicuramente molto semplice da utilizzare, per cui si affaccia a quella tipologia di clientela magari giovane, oppure molto ma molto inesperta. E per questo motivo più particolarmente voglio consigliarti di evitare di usare i CFD all'inizio, che possono sembrare per i novizi un ottimo spunto per andare a guadagnare tantissimi soldi, ma ti posso assicurare che è anche un ottimo modo e un ottimo spunto per andarne a perdere tanti di soldi. Plus 500 invece mi sento di consigliarlo a quelle persone che invece vogliono solo investire in CFD e per cui magari sono leggermente più esperti del novizio e per cui di chi utilizza eToro, ma non vogliono andare a impelagarsi con qualcosa di molto ma molto complesso, come ad esempio possono essere broker come Interactive Brokers, ma allo stesso tempo che non vogliono che sia troppo semplicistico o magari carente di alcuni prodotti come eToro. Passiamo a DEGIRO, che è il broker che io uso attualmente. Lo reputo uno di quei broker adatto a chi fa investimenti a lungo o a lunghissimo termine, il cosiddetto investitore buy and hold. È da utilizzare da una persona che non sia un novizio, ma che abbia già maturato almeno una piccola esperienza nel campo degli investimenti. Infine, Saxo Bank, quella che io reputo una soluzione ideale perché si trova ad essere già un investitore esperto, o comunque che ha una certa esperienza, non è che è detto che sia per forza molto esperto, e che voglia investire sia a lungo termine che a breve termine, ma che voglia anche trovare una certa
user-friendly, interfaccia user-friendly, una certa semplicità di utilizzo. Bene, io spero di essere stato abbastanza chiaro, anche perché è la prima volta che faccio un video in cui vado a paragonare e a comparare diversi broker. Siccome ho usato solo forse un miliardesimo di tutti i broker che sono presenti sul mercato, magari più avanti cercherò di andare anche a provare a utilizzare altri broker, per cui andare a fare altre comparazioni con nuovi broker che andrò magari a provare. Qui sotto io ti prego e ti imploro di lasciarmi dei commenti e di farmi sapere la tua idea in proposito e soprattutto se la modalità in cui questo video è stato fatto ti è piaciuto. Se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, così. Iscriviti al canale, così. Clicca la campanella delle notifiche, così. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!